Presentata ieri pomeriggio nell'ex casa di conversazione, la campagna abbonamenti 2017 del Lanciano Calcio. Per seguire tutte le gare interne dei rossoneri, sia in campionato che in coppa, bisognerà spendere 60 euro in curva e 120 in tribuna. L'ingresso è gratuito, riservato agli under 16 e agli over 75. Il presidente Fabio De Vincentis e il direttore sportivo Antonio Paciarelli, insieme allo staff e all'allenatore Alessandro Del Grosso, hanno inoltre presentato gli ultimi giocatori tesserati del club rossonero. Sì, diciamo il motto, come ben vediamo, è cominciamo per te, e quindi è giustissimo che per una piazza come Lanciano ci sia, diciamo, una società che voglia fare, ma è altrettanto giusto che il pubblico si deve riprendere il proprio posto e quindi applaudire se siamo bravi, o fischiarci pure, perché se non facciamo le cose per bene ci sta anche il giusto, diciamo, rammarico del tifoso. Speriamo che assolutamente non possa succedere una cosa del genere, perché non lo vogliamo, perché effettivamente ci sta tanto entusiasmo sia da parte, diciamo, di tutto il gruppo di lavoro, ma anche dei ragazzi, del mister Del Grosso, e tutti non vedono l'ora di stare sul pezzo. Quest'anno parlavo poc'anzi proprio con degli addetti ai lavori e ha risposto mio figlio dicendo: quest'anno è l'anno zero, quindi non ci mettiamo dei numeri, quello che viene ce lo prendiamo di cuore, perché tutti quanti stiamo lavorando con il cuore per il Lanciano, e tutti quelli che arrivano per abbonarsi per il Lanciano Calcio. Speriamo che sia un numero alto. Stiamo cercando di fare una squadra importante. Oggi abbiamo preso anche il primo straniero, Pietro Val, non so se già siete a conoscenza, un centrocampista che comunque è nato in Argentina, già è stato in Spagna, sta in Italia, e oggi come oggi il direttore Paciarella è stato bravo a togliere a qualche altra squadra che voleva le sue prestazioni, a portarlo con i colori rossoneri. Per me è un momento di orgoglio da parte mia, perché significa che tutti quanti vogliono indossare la maglia rossonera, e quindi si inizia a capire che il processo che possiamo fare è un processo importante. Dicevo al tuo collega poc'anzi che da domani voglio capirci un po' meglio, pure perché ho dovuto fare altre cose in questi giorni, e quindi mi sono dedicato pochissimo a quello che poteva essere il ripescaggio, perché stiamo lavorando per il Lanciano, per strutturarci e tutto. Nei prossimi giorni spero di saperne io qualcosa in più, e appena so qualcosa ve lo girerò immediatamente la notizia, perché non è solo da parte mia, ma è tutta la città e tutto il comprensorio che vuole sapere che benedetta categoria facciamo.